L'eccesso dell'ora legale ha peggiorato ulteriormente il problema dell'acqua mannara, ovvero la totale assenza di acqua nelle ore notturne con cui fanno i conti tanti cittadini ormai da mesi. Dal momento dello spostamento in avanti delle lancette, il prezioso liquido trasparente torna a sgorgare alle 7:30 di mattina e non più alle 6:30, aumentando le difficoltà degli utenti. Tante le segnalazioni ad Acea, il servizio. Il ritorno dell'ora legale non ha portato con sé solamente i disagi fisici legati allo spostamento in avanti delle lancette dell'orologio, ha anche acuito le criticità del servizio idrico che ormai da mesi attanagliano alcune zone della città. Quella che la nostra redazione ha ribattezzato l'acqua mannara, ovvero la totale assenza di acqua nelle ore notturne con cui ormai convivono tanti cittadini, ha subito un ulteriore aggravamento. Proprio a causa del cambio d'ora che tutti abbiamo effettuato nella notte tra il 30 e il 31 marzo scorso. Dopo il passaggio all'ora legale, ogni giorno il prezioso liquido trasparente torna a sgorgare dai rubinetti non più alle 6:30 di mattina, come avveniva prima, ma un'ora dopo, quindi alle 7:30. Inutile spiegare le enormi difficoltà per chi ha bisogno dell'acqua per lavarsi, per andare al lavoro, a questo punto anche semplicemente in orario di ufficio, senza considerare chi smonta da turni notturni o ha bisogno per una qualsiasi urgenza di acqua durante la notte. Acqua che peraltro paga regolarmente, non usufruendo quindi di sconti particolari legati al fatto di non poter aprire i rubinetti dalla sera alle 22, quindi per esempio senza poter far partire la lavastoviglie o pulire a mano piatti, bicchieri e posate, magari dopo una cena in famiglia o tra amici e fino alla mattina successiva. Sono tanti i cittadini che si sono rivolti al servizio clienti di Acea per lamentare il pesante disservizio, peggiorato come detto con l'ingresso dell'ora legale e che appare a questo punto legato ad una temporizzazione del flusso idrico voluto dal gestore. Acea giustifica tale disservizio come manovra cautelativa, afferma una cittadina di Via Veneto, perché i tubi non reggerebbero nelle ore notturne quando l'erogazione è ridotta. Ci suggeriscono di installare a nostre spese dei cassoni condominiali, non è giusto. Chiediamo al comune di farsi portavoce dei problemi che abbiamo con Acea. I disservizi a macchia di leopardo riguardano diverse zone di Civitavecchia, da Campo dell'Oro alla Mediana, passando per via Apollo d'Oro. Come detto, per Acea si tratta di una manovra cautelativa, come se tutto ciò fosse normale. Da Palazzo del Pincio affermano di aver più volte sottoposto all'azienda comunale Energia e Ambiente la questione al fine di porre rimedio ad un problema che continua a coinvolgere tantissimi cittadini e che è relativo, come ci insegnavano alla scuola elementare, ad un elemento necessario a soddisfare un bene primario dell'uomo. Per ora resta tutto invariato, anzi la situazione continua a peggiorare e tra poco arriva l'estate. C'era una volta l'autunno caldo, era il 1969. Adesso, a distanza di 55 anni, c'è la primavera calda, perlomeno a Civitavecchia. Non si può definire altrimenti la stagione di scioperi che sta vivendo la città. Prima l'astensione dal lavoro dei dipendenti Enel, poi l'ormai storico sciopero dei 5 giorni dei dipendenti dell'autorità portuale. Adesso ad incrociare le braccia sono proprio i portuali, quelli che a Genova venivano chiamati camalli e dalle nostre parti più comunemente facchini. Domani è infatti in programma uno sciopero di 24 ore nello scalo marittimo locale. L'astensione dal lavoro, decisa dalle organizzazioni sindacali, alla luce dei ritardi che stanno caratterizzando il rinnovo del contratto nazionale e delle voci incontrollate che riguardano l'ennesima legge di riforma del settore, prevede anche un presidio dei manifestanti davanti alla sede dell'autorità portuale. USB spiega che riguardo al rinnovo del contratto di lavoro possono essere sottoscritti aumenti salariali che rispondano concretamente ai morsi inflazionistici e ciò attingendo dagli enormi profitti della componente armatoriale e senza gravare sulle casse di cooperative e soci lavoratori. Allo stesso tempo va riconosciuto una volta per tutte il lavoro portuale come lavoro usurante ai fini pensionistici. La concessione delle banchine 27, 28, 29 e 30 del porto alla Logiport è l'atto principale dell'ultima seduta del Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale, presieduta da Pino Mosolino. Tra gli atti votati dal Comitato, quello più rilevante è la concessione demaniale a Logiport, relativa alla nuova Darsena Traghetti. La società del gruppo Grimaldi Napoli gestirà per 4 anni le banchine 27, 28, 29 e 30 del porto di Civitavecchia, con i piazzali retrostanti, compresa l'ex
Palazzina Polizze. Secondo Musolino si tratta di un provvedimento storico per lo scalo cittadino che finora era rimasto con la grande maggioranza delle banchine pubbliche. Si inverte la rotta nello spirito della legge 84-94, secondo la cui ratio le infrastrutture portuali avrebbero dovuto essere concesse agli operatori privati. Logiport si è aggiudicata una gara per un periodo di 4 anni, che nel piano strategico abbiamo ritenuto essere un arco temporale congruo per le prime opportune valutazioni relativamente ad una concessione così importante, che consentirà di aumentare le entrate dell'ente, diminuendo al tempo stesso le uscite dell'Authority per sicurezza, manutenzione e altre spese generali. Appello all'unità degli amici del mercato. In un comunicato stampa, l'associazione di una parte dei commercianti che opera a Piazza Regina Margherita chiede ai colleghi di restare uniti in un momento delicato in vista del progetto relativo alla riqualificazione previsto dall'amministrazione comunale. Intanto, martedì prossimo, CNA e Confcommercio sono stati invitati dall'assessore ai lavori pubblici Daniele Perello ad un incontro per parlare della delocalizzazione temporanea che sarà necessaria durante i lavori di restyling. Il servizio. È stata fissata martedì prossimo in comune una riunione per iniziare a parlare sulla temporanea delocalizzazione degli operatori della piazza durante i lavori per il progetto di restyling di Piazza Regina Margherita. Lo annunciano gli amici del mercato, che annunciano l'invito per CNA e Confcommercio da parte dell'assessore ai lavori pubblici Daniele Perello al nuovo appuntamento del tavolo per la riqualificazione. L'associazione parla anche degli ultimi interventi da parte dell'amministrazione comunale, in particolare della decisione di disegnare a terra i perimetri degli stalli dei banchi nelle vie del mercato. Tutto quello che sta attualmente accadendo al mercato, affermano, dalla realizzazione degli stalli alla comunicazione di rimozione di materiale su pellettili presenti, è una scelta dell'amministrazione comunale, su cui l'associazione non ha alcun potere decisionale. Gli stalli in particolare sono stati realizzati dall'ufficio commercio insieme ai lavori pubblici per la futura messa a bando degli spazi liberi. Secondo gli amici del mercato, sta passando il messaggio sbagliato che a volere queste rivoluzioni sia stata la stessa associazione, che spiega invece di aver chiesto, nel corso dei diversi incontri istituzionali e formali con l'amministrazione comunale, il rispetto della legalità e che siano tutelate le attività commerciali con trasparenza e comunicazione a tutte le parti. Poi l'appello all'unità, soprattutto in vista di un periodo delicato nel quale bisognerà affrontare un progetto di riqualificazione con tutte le conseguenze connesse. L'azione improvvisata di questa amministrazione, attacca l'associazione, sta creando ulteriori tensioni tra gli operatori, che non fa che aggravare la situazione. Chi lavora al mercato ha diritto di difendere il posto di lavoro che ha costruito negli anni con importanti sacrifici economici e personali. Il mercato ha bisogno di restare unito contro coloro che vogliono intervenire senza comprenderlo appieno, motivo per cui è necessario che tutti gli operatori si uniscano contro chi vuole interferire nel restyling della piazza e che tutti gli operatori che saranno temporaneamente spostati tornino nuovamente al loro posto. Ci rivolgiamo anche agli operatori che non fanno parte dell'associazione perché si uniscano nella battaglia a difesa di tutto il mercato, distinguendo chi sta facendo gli interessi di tutti da chi persegue gli interessi di pochi. È stata una Pasquetta soffocante a causa delle polveri provenienti dal Sahara. È durato 4 giorni l'allarme PM10 che ha portato i livelli di pericolosità per la salute umana ben oltre i limiti imposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma nonostante il preallarme lanciato dall'Osservatorio Ambientale, nessuna amministrazione ha previsto provvedimenti. Il servizio. È durato 4 giorni l'allarme PM10 a Civitavecchia, ovvero l'abnorme afflusso delle polveri provenienti dal Sahara che ha portato i livelli di pericolosità per la salute umana ben oltre i limiti imposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e fatti propri da tutte le legislazioni europee. Contrariamente a quelle che erano le previsioni, che parlavano di 3 giorni di allarme, ovvero del periodo compreso tra il Venerdì Santo e la Pasqua, il fenomeno si è protratto anche nella giornata di lunedì, durante la quale i valori del particolato hanno continuato ad essere più del doppio della soglia consentita di 50 microgrammi al metro cubo. A Pasquetta, infatti, a San Gordiano, si è raggiunto il limite record di 130 microgrammi, valori oltre il doppio del livello di allarme, anche in via Togliatti con 118 microgrammi, a Villa Albani con 111 e al Faro, a Fiumaretta e a Campo dell'Oro, dove le centraline hanno raggiunto quota 109 microgrammi. Come nei 3 giorni precedenti, è andata meglio al Porto, dove si è stati al di sotto di quota 100, con soli, si fa per dire, 77 microgrammi. Il fenomeno fortunatamente è del tutto rientrato nella giornata di martedì, quando i valori delle polveri sono tornati su livelli assolutamente nella norma e comunque
tutti al di sotto dei 50 microgrammi. Il valore massimo è stato raggiunto a San Gordiano e a Campo dell'Oro, dove le centraline hanno certificato una media giornaliera di 29 microgrammi, mentre il più basso è stato riscontrato ancora una volta al porto con 18 microgrammi. Tutto bene quel che finisce bene, dunque, anche se per l'ennesima volta il territorio si è mostrato assolutamente impreparato a fronteggiare il fenomeno. Come avevamo già anticipato nei giorni scorsi, infatti, nonostante il consorzio per la gestione dell'osservatorio, del quale fanno parte i comuni di Civitavecchia, Tarquinia, Santa Marinella, Lumiere, Tolfa e Monte Romano, avesse preallertato circa l'arrivo delle polveri dal Sahara, nessuna amministrazione comunale ha assunto provvedimenti, come invece è avvenuto in altre realtà. Sono ben tre le mostre che il gruppo ISO 100 espone nel corso del mese di aprile presso lo spazio museale polivalente della memoria ritrovata, ubicato nel Palazzo Manzi in via Piave 3, accanto al museo virtuale della macchina del tempo. Si inizia domani fino a domenica con la mostra Salendo dal mare, personale di Giordano Cozzi, che espone con l'intento di raccontare come la bellezza della natura abbia la capacità di influenzare la vita dell'uomo e dell'acqua come elemento di congiunzione tra mare e montagna per dare un piccolo contributo alla conoscenza della nostra costa, da cui parte questo viaggio fotografico. Si prosegue poi la settimana successiva, da venerdì 12 aprile a domenica 14 aprile, con Istanti, esposizione mostra organizzata dai membri del gruppo ISO 100, che darà la possibilità ad ogni autore di avere lo spazio per esprimere la propria idea di fotografia attraverso una propria opera. Infine Freedom, street photography di Massimo Gaetano e Giordano Cozzi, alle prese con un genere fotografico che vuole riprendere i soggetti in situazioni reali e spontanee in luoghi pubblici al fine di evidenziare aspetti della società nella vita di tutti i giorni. Ingresso gratuito per tutte le mostre dalle 18 alle 21. Ennesima vetrina di spessore a livello nazionale per la COSER Aniene, che da venerdì a mercoledì sarà a Riccione per prendere parte ai criteri a giovanili, un appuntamento importante che potrebbe lanciare una stagione ad alti livelli per i ragazzi guidati dai tecnici Fabio De Santis ed Enrico Rovetto. A scendere in vasca saranno Lorenzo Ballarati, Damiano Melis, Angelo Palombo, Flavio Argiolas, Daniele Fiorelli, Viola Ricci, Matilde Petronilli, Giulia Mori ed Eleonora Antonucci. Ascoltiamo un estratto delle interviste che potete ascoltare in forma completa sul canale YouTube di TRC Giornale. Qui allo Sportacarda per gli allenamenti della COSER, come sta andando? Poi ho visto che ha seguito l'intervista a Vincenzo Pastorelli della Nautilus, come la commenta? Sta andando molto bene, anche quest'anno, come da circa 30 anni, portiamo 9 ragazzi ai campionati italiani, altri anni ne abbiamo portati 12, altri anni 6, altri anni 8, quindi la COSER Nuoto non è passato ma è presente e futuro. E lo dimostrano i risultati ottenuti da Ballarati, ma da tutti i ragazzi, perché facciamo parte del gruppo Aniene, siamo una delle società satelliti e siamo ben contenti di questo da circa 30 anni, perché possiamo avere alle spalle una società importante che è la prima in Italia. E l'Aniene ha cercato proprio la COSER perché ha visto nella COSER una fucina di talenti natatori e non solo. E non è per fare le solite polemiche, adesso stiamo andando ai campioni italiani e cercheremo di dare il massimo, però bisogna precisare che la COSER è la realtà natatoria più importante del Lazio, a detta di tutti, a detta del presidente Giampiero Mauretti, e di questo non ne siamo orgogliosi. Continueremo a portare avanti i nostri programmi tecnici con il mio collaboratore e allenatore Enrico Rovetto, e cercando di ottenere sempre i massimi risultati. I ragazzi sono pronti, hanno fatto delle ottime finali regionali, e sono proiettati per questi campioni italiani, sia i più grandi ovviamente come Lorenzo, Damiano, ma sia anche i più giovani come Fiorelli, Argiolas, Palombo, insomma le ragazze, sono tutte pronte e molto motivate. Quindi la speranza di poter portare a casa un cestino di medaglie, lo speriamo? Speriamo che i ragazzi diano il massimo. Questa è la cosa fondamentale, devono cercare di migliorare loro stessi, i loro tempi migliori, essere grintosi e motivati come lo fanno sempre, insomma, quando gareggiamo a livello regionale.
Sarà un'ultima tappa della prima fase senza troppi pensieri per la S-Gin, che è già sicura dell'accesso alla Final Six nell'evento che si terrà domenica a Ravenna. La formazione di Camilla Ugolini e Marco Massara proverà a figurare ancora una volta bene in Serie A1, con la voglia anche di provare soluzioni diverse in vista dell'evento conclusivo e decisivo. In pedana ci sarà anche la giovanissima Esther Pazon, sorella minore della più conosciuta Naomi. Si chiude al Palamercuri la prima fase del campionato di Serie B per gli Snipers Tecno Alt. Sabato alle 20 i nerazzurri ospiteranno i Mammut Roma. La gara non ha nulla in palio dal punto di vista agonistico. La squadra di Martina Gavazzi è già sicura del quarto posto nel prossimo weekend. Sarà impegnata nella semifinale playoff contro il Vicenza, mentre i romani sono fanalino di coda ancora fermi a zero. Molto probabile che anche in questa occasione ci saranno molti esperimenti.